Beh, era ora, cazzo. E salve a tutti youtubers, qui è Sharkele96. Finalmente, perché... Cioè... Sta roba è uscita il 22 maggio. Sapete che giorno è oggi? Ecco. Ma io sono incazzato nero come una bestia, perché... A parte il fatto che è arrivato troppo tardi in questo fottuto negozio di... Proprio, lasciamo perdere. Io volevo il Blu-ray, non il DVD per la Madonna. Volevo il Blu-ray, cioè dove mette sta lampadina, se no non si vede niente a notte. Niente, volevo il Blu-ray, ma a quanto pare, no? A quanto ho visto, ho potuto notare, no? Hanno messo praticamente il Blu-ray si può acquistare solo su internet, non nei negozi. Io, non avendo possibilità di acquistare da Amazon, Multiplayer, quella roba lì, insomma, non avendo la possibilità di fare acquisti online, ho dovuto prendere il DVD per la Madonna. Io volevo il Blu-ray perché, cioè, lasciamo perdere. E quindi niente, questo è il motivo principale di quello che è stato. Vabbè, dai, mando le ciance, tanto se non ci accontentiamo qua non finiamo mai, giusto ragazzi? Non lo so io. Quindi, via con l'unboxing bestioso. Allora, qui il retro possiamo notare che è più o meno quasi uguale a quello lì dell'edizione già del disco del DVD giapponese. Aspettate un attimo che lo vado a prendere. Ecco, beh, proprio uguali. Però, insomma, siamo lì praticamente. Siamo qui. Qui possiamo vedere Biro sul tradotto, proprio il culo. Vabbè. Contenuti extra trailer, ma manco ad impegnarsi proprio. Poi fosse qualcosa di spettacolare il trailer, no, proprio, lasciamo perdere. Vabbè, questo ci sta benissimo, divertiti con Battle of Z, il videogioco, ovviamente, questo ci sta benissimo perché... Insomma, avete già capito tutto, dai. Audio italiano, Master HD giù per Gesù Cristo, giapponese della Madonna, 85 minuti e la versione cinematografica che... Col cazzo che ti prendono quella estesa, ma neanche se li paghi oro. Adesso dovrei aprirlo, ma aspetta un attimo. L'odore del nuovo. Così ce lo fa nato. Sì, sono malato. E adesso dovremmo aprirlo con la forza bruta. Madonna. Ah, dimenticavo il prezzo. 16,99 mi ha fatto pagare, eh. Proprio, mentre mi hanno detto un amico mio su Facebook che l'ha preso e l'ha pagato 14,99. Così possiamo sapere che non tutti i media guarderanno i prezzi uguali. Vabbè, tanto quello che deve pagare di più ovviamente sono sempre io. Paga, proprio sborsa, investi. Ah, finalmente, e finalmente dopo tanto tempo, la carta, ho finalmente la carta. Ok, apriamo l'interno. Oh, qui ci vorrebbe una musichetta proprio epica. Oh. Ok, questo è bellissimo. Il videogioco competitivissimo, non rompete i cazzi dicendo Budokai Tenkaichi 3 è superiore. Lo so che è superiore, ma anche questo è competitivo online. Budokai Tenkaichi 3 non ce l'ha online, dai. È bello, se dice che fai schifo perché solo perché non ci sapete giocare. Poi dietro abbiamo Dragon Ball Evergreen Edition, ogni mese in edicola, la fumetteria di Toriyama. Questo è bellissimo. Vabbè, già che ci hanno messo qualcosa. Già che ci hanno messo qualcosa, ok. Poi, ecco, allora, mi ci posso anche specchiare. Sì, il cavalletto, beh, benissimo, possiamo notare. Allora, io mi ricordo, avevo preso anche il DVD di Hungry Games, che quello però a noleggio l'avevo preso, ed era proprio così, solo che al posto di Dragon Ball c'era scritta Hungry Games, quindi direi che i DVD di Lucky Red sono tutti così, di TSHD, va bene. Poi all'inizio diceva che sarebbe stato prodotto dalla... Il DVD sarebbe stato prodotto dalla Warner Bros. Insomma, sarebbe stata la Warner Home Video che produce, insomma, i film di altre case di produzione. Tipo, io ho acquistato il DVD di Sole a Catinelle ed è prodotto da Warner Home Video anziché Medusa Film, comunque. Vabbè, invece stavolta Key Films. Non so se sarebbe stato meglio della Warner Bros., ma penso sia qua, insomma. Bene, il DVD Fiero. Avrei voluto il Blu-ray, però per la Madonna. Niente, adesso non ci resta che andare a inserirlo nel nostro lettore DVD, ovvero la PlayStation 3, perché adesso c'è la PlayStation 3 su, e vediamo un po' che ne esce fuori. Bene, ci siamo. Sfondo fierissimo qui. Rimuoviamo il gioco fiero. E vai con l'epicità.
Sì, e siete anche un po' stronzi, eh? Eccolo qua. Wow! E Chalam! Perché ci hanno messo il logo classico di Dragon Ball Z, tra l'altro ritagliato anche male? Guarda i bordi, ma li vedete? Cioè, vedete che è ritagliato malissimo con Photoshop? Cioè. Ma scusate, ma se avete da mettere quello lì, Battle of Gods, ben definito, perché dovete metterci sto? Oh. Io non vi capirò mai. Cambiando argomento, Luis. Mentre io stavo sonnecchiando... Adesso mi rimuovono il video per copyright, quindi è meglio. No, volevo andare un attimo indietro. Tuttavia... Sì, lo so. Dai un po'. Ecco qua la schermata epica. È stato bello, ragazzi, e ci vediamo alla prossima con Dragon Ball. Yeah!